Parliamo di informazione e religione. Questa mattina a Trento si è tenuto un corso di formazione per giornalisti con la partecipazione di esperti e di vaticanisti. E sulla vicenda di Don Gino Flaim e sulle sue dichiarazioni sui preti pedofili l'opinione è unanime. La gogna mediatica andava evitata. Il servizio è di Cinzia Toller. L'informazione religiosa, seppur di nicchia, interessa molti, ma non dovrebbe limitarsi a raccontare il Papa o la CEI, ma anche il popolo di Dio e le esperienze che ogni giorno si vivono in questo paese. Soprattutto è necessario che i giornalisti siano formati per interpretare i linguaggi complicati dei diversi mondi che stiamo incontrando. Ne è convinta Paola Springhetti, giornalista e docente alla Pontificia di Roma, che questo tema ha approfondito insieme a Monsignor Giulio Viviani, giornalista e direttore dello Stato, e il vaticanista Luigi Sanz. Andrea appena rientrato da Cuba ed estraneo alla vicenda che ha coinvolto Don Gino Flaim e le sue dichiarazioni sui preti pedofili. Intanto non era una notizia, nel senso che un anziano sacerdote è stato preso in contropiede, si è espresso in maniera estremamente confusa, successivamente ha rilasciato interviste molto più chiare e quando si mette un cittadino, chiunque essa sia, che non è abituato a trattare con i media, davanti a un microfono, sotto i riflettori, quella persona cambia e diventa un soggetto fragile. In questo senso andrebbe rispettato. Noi abbiamo codici deontologici che difendono i minori, la Carta di Roma in difesa dei migranti, però ogni cittadino può avere i suoi momenti di fragilità e come tale andrebbe riconosciuto e non messo sotto una gogna mediatica. Questa notizia si porta dietro un peccato originale, e cioè non si capisce perché questa persona è stata intervistata, nel senso che non rappresentava nessuno. Allora, questo punto di vista è un punto di vista personale? Ci importa relativamente. È un punto di vista condiviso? Dimostriamolo.